Tra le dolci colline del Monferrato, verdi di campi, vigneti ed alberi a macchia, sorge maestoso fontanile, il cui nome significa terra ricca di acque sorgive. Fontanile ha origini antichissime, che risalgono al V secolo d.C. Dopo le terribili scorribande dei Saraceni del X secolo, la popolazione costruì un borgo fortificato, il cui accesso avveniva attraverso due porte chiuse da pesanti saracinesche. Di queste porte oggi rimangono gli stipiti e gli architravi. Pur non esistendo più i merli che un tempo vi troneggiavano, i cittadini di Fontanile hanno costruito sopra delle camere, e ciò le ha preservate da una demolizione quasi certa. Come può osservare chi vi passa sotto, la soletta che regge le camere non è costituita da mattoni o da cemento, ma da travi e tavole in legno, e questo risulta il particolare più interessante dell'insieme. Oggi si fa quasi fatica a credere che in passato potesse esistere un largo fossato pieno d'acqua tutto intorno a Fontanile, ma così fu. Il fondo del fossato è l'attuale via Marconi, ai piedi della scalinata di San Giuseppe, che anticamente rappresentava una vecchia scorciatoia che portava fuori dalle mura di difesa. Oggi, come allora, questa possente scalinata mette in comunicazione via Marconi con la soprastante via San Giuseppe. L'accesso a Fontanile avveniva per il tramite di due porte dotate di ponti levatoi. Sostituito dall'attuale ponte levatoio in muratura, è arrivato fino a noi il ponte levatoio che si trova presso la porta di San Giovanni Battista, testimone dell'infinito numero di persone e di carri agricoli che nei secoli sono transitati sotto e che erano diretti a via Sottomuraglia, l'attuale via Marconi. Il primo ordine di mura esterno costituiva un rettangolo con quattro grosse torri angolari cilindriche, ciascuna delle quali possedeva il nome di una famiglia fontanilese. Sorsero così la Torre Fulco, la Torre Ferrario, la Torre Mussano e la Torre Ansaldi. È notevole pensare a quanto queste quattro famiglie fossero tanto ricche ed autonome da potersi permettere una tale opera personale di difesa. Di queste quattro poderose torri è arrivata fino a noi, anche se ormai priva di merli, solo più la Torre degli Ansaldi. Il secondo ordine di possenti mura racchiudeva un quartiere con un perimetro di circa 600 metri, che nel XV secolo fu chiamato villa. La villa era una struttura difensiva, sorta intorno all'anno 1000 a protezione della comunità di Fontanile e del potere feudale. 30 durissimi anni vennero spesi per la sua costruzione, e il sacrificio per sottoporsi a un lavoro di tale portata è spiegabile solo da chi è passato per la terribile esperienza di un saccheggio. All'interno della villa erano presenti le case più prestigiose, come la residenza feudale posta sull'attuale piazza principale di Fontanile. Dove oggi sorge la chiesa, infatti, un tempo erano presenti le case nobiliari, la residenza del pretore, la chiesa parrocchiale, di cui oggi resta solo più il campanile, e il palazzo del Senato. Dal 1557, infatti, Fontanile fu la sede del Senato del Monferrato e nel 1606 i Gonzaga lo elevarono a marchesato, cedendolo ai marchesi Bevilacqua. Un largo corridoio separava le mura della villa dalle zone laterali di Fontanile, chiamate airali, che costituivano il quartiere meno elegante e comprendevano ad esempio le stalle per il bestiame, una filanda e altre attività considerate all'epoca poco nobili. A tutt'oggi esiste ancora Fontanile traccia degli airali. C'è infatti una via popolarmente chiamata Arroyot, anche se ufficialmente è denominata via San Giuseppe. Arroyot è il termine in dialetto per airale. In passato questa parola era usata in senso dispregiativo, ma oggi l'accezione è cambiata. Questa via passa infatti per un grazioso andanot, ossia vicoletto, piacevole da percorrere e tranquillo per coloro che vi abitano. Nel 1826 iniziò la costruzione del Palazzo Comunale, su quella che era un'antica piazza posta davanti al Palazzo del Marchese. Quando questo palazzo fu abbattuto nel 1730, l'antica piazza perse la sua importanza
essendo sorta accanto a quella attuale, che è molto più grande. Il palazzo comunale venne completato nel 1828 ed è tutt'oggi la sede del comune, con un'ampia sala consiliare che affaccia sulla piazza principale del paese. A ricordo della grande abbondanza di acqua, di cui nei secoli il territorio di Fontanile è stato ricco e generoso, all'interno della sala consiliare si trova uno stemma del paese, in cui compare una fontana con numerosi zampilli, contornata da fregi e sormontata da un'aquila stilizzata. Nel 1612 l'amministrazione comunale fece costruire una fontana in aperta campagna, costituita da due colonne all'ingresso e all'interno un enorme catino, dentro cui sgorgava spontaneamente l'acqua. Tale fontana fu fatta costruire per fornire l'acqua alle famiglie meno abbienti del paese, le quali non possedevano terreni su cui scavare dei pozzi. Ci troviamo qua a Fontanile, siamo in presenza del sindaco Sandra Balbo e vorremmo intervistarla per chiederle come mai c'è così tanta gente questa sera qua a Fontanile, sembra quasi una metropoli importante. Come mai, Sandra? Beh, buonasera innanzitutto. Questa è la nostra festa del Santo Patrono, la festa del paese. Ogni anno tutto il paese viene mobilitato in questo percorso turistico che, oltre a poter gustare i prodotti della nostra terra, fa vedere le bellezze del nostro paese, perché è itinerante. Giusto. E qui a Fontanile abbiamo dei monumenti molto importanti, delle chiese importanti. Vuoi ricordarcene una in particolare, qualcuna? Sì, la chiesa di San Giovanni Battista è la più importante ed è quella per la quale è famoso il nostro paese. Infatti ha la cupola del Gualandi, la più alta in provincia di Asti, 53 metri. Va bene. E poi Fontanile invece, se volessimo ricordarla per qualche eccellenza locale, vitivinicola, che cosa ci potresti dire? Beh, sicuramente noi produciamo dell'ottimo vino. Io consiglio a tutti di venire nel nostro paese ad assaggiare, cantina sociale, produttori privati, ma comunque un Barbera d'eccellenza, un Dolcetto, i rossi soprattutto, ma senza dimenticare i bianchi, che sono sicuramente un'eccellenza del nostro paese. Bene, grazie Sandra per questa intervista. Allora, in bocca al lupo a Fontanile. Sappiamo che è stata meta gettonata anche da un punto di vista artistico, musicale, quindi ci saranno magari delle sorprese in futuro, è possibile? Possibilmente a settembre, così venite dalle nostre parti, intorno alla metà di settembre, sono sicura che troverete un complesso UDS che magari così passano e vengono a portare la loro musica nella nostra bellissima piazza. E allora vediamo di divertirci tutti insieme. Grazie ancora a Sandra e grazie a Fontanile. Ma il monumento protagonista per antonomasia di Fontanile è la chiesa di San Giovanni Battista. Per la sua costruzione ci si rivolse nel 1897 all'architetto bolognese Giuseppe Gualandi, il quale progettò un edificio grandioso in stile eclettico e con caratteri del neogotico. Questo capolavoro sorge nel punto in cui si trovava una volta l'antica chiesa parrocchiale e gli scavi per le fondamenta iniziarono l'11 novembre del 1897. Per fare posto alla nuova chiesa, infatti, vennero abbattuti il Palazzo del Senato, risalente al XV secolo, e la locanda del paese. Durante i lavori di demolizione, nel punto in cui si trovava la latrina della locanda, due operai trovarono sotto uno strato di calce un sacchetto sgualcito, che conteneva circa 200 monete d'oro del XVI secolo. Tale sacchetto era stato abilmente nascosto dai proprietari della locanda, i quali furono vittime della peste del 1630, ricordata anche da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi. A distanza di secoli, la famiglia che gestiva la vecchia locanda fu la prima benefattrice dell'attuale chiesa e il loro tesoro giunse come un dono proprio alla vigilia di Natale del 1897. La chiesa, col suo svettante cupolone alto 52 metri e con un diametro interno di ben 16 metri, venne inaugurata il 18 novembre del 1900. Molti lavori tuttavia restavano ancora incompiuti e tutta la popolazione partecipò con slancio e generosità perché venissero posti gli altari, le artistiche vetrate e le sculture. Vennero così costruiti i portali nel 1926 e attraverso le sapienti mani di Rodolfo Gandini venne decorata la cupola.
Nel 1930 si diede incarico al pittore torinese Luigi Morgari e al decoratore Giovanni Lamberti di abbellire le pareti e la volta. Splendente di luce, di colori e dell'oro che aveva rivestito i capitelli dello scultore bolognese Orsoni, la chiesa fu solennemente consacrata il 23 aprile del 1934, con una celebrazione a cui prese parte commossa tutta la comunità di Fontanile. Della vecchia chiesa, costruita intorno al 1000 e che si decise di abbattere per far posto a quella attuale, restano parte dell'abside, il portone ligneo principale e la torre campanaria. Questa torre, che svetta a fianco della grande cupola, venne costruita nel 1525 e nello stesso anno fu anche dotata dell'orologio. La storia ha lasciato delle importanti testimonianze non solo dentro Fontanile, ma anche nel territorio immediatamente confinante. Qui si trovano diverse chiese campestri, che venivano edificate lungo strade particolarmente frequentate. Sono i primi edifici costruiti fuori dalla protezione delle mura del paese e hanno dimensioni piuttosto ridotte. Troviamo infatti la chiesa di San Sebastiano, di cui abbiamo notizie già in un atto notarile del 1472, in cui si dice che qualcuno le donò la somma di 3 scudi per essere sopravvissuto alla peste. Si incontra poi la chiesa di San Rocco, che era incuneata tra 2 strade reali. Troviamo infine la chiesa della Madonna Assunta di Neirano, situata in frazione Croci, che ha avuto un'origine ben più antica, in quanto nacque come monastero benedettino ed è stata costruita poco più a valle di un antichissimo eremo. Non solo opere d'arte del passato, non solo chiese, anche opere d'arte del presente, come quella che vedete alle mie spalle, su un bellissimo terreno vitato della ditta Macario Giovanna. L'opera è stata realizzata dall'artista Chris Bangle ed è stato un dono della ditta Michele Chiarlo. Quella che avete visto e ascoltato è la storia iniziata nel V secolo d.C. di un paese simbolo del Monferrato e oggi parte del territorio UNESCO. Arriva fino a noi che abbiamo la possibilità di custodirla. Noi che viviamo sempre più nella società liquida, teorizzata dal grande sociologo Bauman, quella in cui mancano punti di riferimento e tutto tende a dissolversi, col rischio di perdere la propria identità. Ma è possibile andare in controtendenza e questo documentario prova a dare, anche ai più giovani, dei punti di riferimento su quella che è stata la coraggiosa storia di un piccolo paese che si è srotolata per secoli fino ad arrivare a noi. Conoscendo il passato che ci ha preceduto, si può vivere il presente in modo consapevole e conservare l'orgoglio di appartenere a una storia profonda e antica, proprio come quella di Fontanile.